Oggi vi parlerò di due fratelli molto famosi in Oriente, al punto che da essere chiamati gli apostoli di Slavi, i santi Cirillo e Metodio. Nati in Grecia nel IX secolo da famiglia aristocratica, rinunciano alla carriera politica per dedicarsi alla vita monastica. Ma il loro sogno di un'esistenza ritirata dura poco. Vengono inviati come missionari nella Grande Moravia, che all'epoca comprendeva vari popoli, già in parte evangelizzati, ma presso i quali sopravvivevano molti costumi e tradizioni pagani. Il loro principe chiedeva a un maestro che spiegasse la fede cristiana nella loro lingua. Il primo impegno di Cirillo e Metodio è dunque studiare a fondo la cultura di quei popoli. Sempre quel ritornello, no? La fede va inculturata e la cultura va evangelizzata. Inculturazione della fede, evangelizzazione della cultura. Sempre. Cirillo chiede se abbiano un alfabeto, le rispondono di no. Ed egli replica, chi può scrivere un discorso sull'acqua? In effetti per annunciare il Vangelo e per pregare ci voleva uno strumento proprio, adatto, specifico. Inventa così l'alfabeto glagolittico. Traduce la Bibbia e in testi liturgici. La gente sente che quella fede cristiana non è più straniera. Si è inculturizzata, ma diventa la loro fede, parlata nella lingua materna. Pensate, due monaci greci che danno un alfabeto agli slavi e questa apertura di cuore che ha radicato il Vangelo tra di loro. Non avevano paura questi due, erano coraggiosi. Ben presto però iniziano i contrasti da parte di alcuni latini che si vedono sottrarre il monopolio della predicazione tra gli slavi. Quella lotta dentro della Chiesa, sempre così, eh? La loro obiezione è religiosa, ma solo in apparenza. Dio può essere lodato, dicono, solo nelle tre lingue scritte sulla croce, l'ebraico, il greco e il latino. Questi avevano una mentalità chiusa per difendere la propria autonomia. Ma Cirillo risponde con forza, Dio vuole che ogni popolo lo lodi nella propria lingua. E insieme al fratello Metodio si appella al Papa e questi approva i loro testi liturgici in lingua slava. Li fa collocare sull'altare della Chiesa di Santa Maria Maggiore e canta con loro le lodi del Signore secondo quei libri. Bravi, eh? Cirillo muore dopo pochi giorni. Le sue reliquie sono ancora venerate qui a Roma, nella Basilica di San Clemente. Metodio invece viene ordinato vescovo e rimandato nei territori degli slavi. Qui dovrà soffrire molto, sarà anche imprigionato. Ma, fratelli e sorelle, noi sappiamo che la parola di Dio non è incatenata e si diffonde tra quei popoli. Guardando la testimonianza di questi due, che San Giovanni Paolo II ha voluto compatroni dell'Europa e sui quali ha scritto l'enciclica Slavorum Apostoli, vediamo tre aspetti importanti. Anzitutto l'unità. I greci, il Papa, gli slavi, a quel tempo c'era in Europa una cristianità non divisa che collaborava a evangelizzare. Un secondo aspetto importante è l'inculturazione, al quale ho detto qualcosa adesso. Evangelizzare la cultura e l'inculturazione fa vedere che evangelizzazione e cultura sono strettamente connesse. Non si può predicare un Vangelo in astratto, distillato, no. Il Vangelo va inculturato. È anche espressione della cultura. Sì. In ultimo aspetto, la libertà.
nella predicazione ci vuole libertà, ma la libertà sempre ha bisogno del coraggio. Una persona è libera quanto più coraggiosa è e non si lascia incatenare di tante cose che le togliono la libertà. Fratelli e sorelle, chiediamo a San Cirillo e Metodio di essere strumenti di libertà nella carità per gli altri, essere creativi, essere costanti, essere umili con la preghiera e con il servizio. Grazie.